Salve a tutti, sono Johanna e il lavoro proposto si intitola Buonanotte, un cortometraggio che racconta la giornata tipo durante il difficile momento del lockdown delle persone che non sono state a casa perché una casa non ce l'avevano, attraverso i miei occhi di senzatetto da quasi 4 anni. Per questo lavoro ho avuto la fortuna di essere supportata da Elisabetta Angelillo e Gianfranco Zucca, produttori della Coda Media, che ringrazio vivamente. E ovviamente devo ringraziare la giuria del premio Nickelodeon per aver selezionato il cortometraggio. È una grande soddisfazione personale e spero che per tutti sia un messaggio di speranza a non cedere mai.